Siamo dello studio MA0 di Roma, uno studio di architettura, e siamo stati invitati dal Comune di San Giovanni Valdarno a fare un lavoro in pochissimo tempo su una riflessione sulla città di San Giovanni Valdarno con un gruppo di neolaureati o di studenti di architettura. E in questo brevissimo tempo la nostra proposta è stata quella di fare un lavoro sull'immaginario fondamentalmente, quindi di cercare di raccogliere all'interno di una serie di immagini degli. Abbiamo chiamato cartoni dal futuro, ma un po' è uscito fuori un altro titolo che ci piace di più, che è Scambio di vedute, perché fondamentalmente sono dei montaggi in cui vengono montati insieme frammenti di questo paesaggio, di questo territorio, provenienti da tempi diversi, dal presente, ma anche e soprattutto dal passato, da quella che è l'iconografia e la tradizione che ha raccontato questo paesaggio attraverso i dipinti, gli affreschi. Che è così importante. E anche i disegni della città, perché è una città particolare, essendo una città di fondazione, ha un progetto molto disegnato, molto famoso, e quindi ha anche, diciamo, appunto, una collezione iconografica che la racconta, ed è una città che è rimasta, almeno dentro le mura, abbastanza simile, conservata, e quindi che ha diciamo, un'aurea da patrimonio storico, forse immutabile. C'è un po' questa la volontà del workshop, quella di rimetterla in discussione attraverso un documento molto rapido, perché il tempo appunto è pochissimo, che è quella del collage. Quindi siamo andati in giro a fare delle foto, a documentarci sul territorio, perché appunto non siamo degli storici, dei conoscitori del territorio del Valdarno, e i ragazzi hanno poi elaborato delle sovrapposizioni, appunto delle scambio di vedute tra quello che potrebbe, che è l'iconografia del passato, tra quello che hanno fotografato nel presente e quello che hanno immaginato Diciamo che una delle grandi questioni delle città italiane, ma in generale, è quella di capire come riassorbire o comunque accogliere all'interno del proprio paesaggio degli elementi che sembrano spesso assolutamente strani, impossibile di integrarli all'interno di una nuova visione sul territorio. Ad esempio, in questo territorio ci stanno edifici che fanno parte dell'attività industriale, che veramente a volte sembrano dei corpi estranei. Crediamo, come architetti, come progettisti, che sia necessario anche costruire proprio una capacità di visione, un'estetica di un paesaggio che non può essere solo quello codificato che sta nei dipinti, che viene tutelato, ma deve essere un paesaggio in cui questi elementi, anche così diversi, riescono a essere compresenti, a essere insieme e a fare parte di una nuova identità. Poi questo che si vede adesso alle nostre spalle è la terza parte del lavoro che stiamo cercando di fare, che è quello di coinvolgere poi i protagonisti attuali della vita della città, che sono gli abitanti. E quindi, continuando a lavorare un po' sull'iconografia del ritratto, abbiamo fatto delle grandi stampe di questi collage. E chiederemo alle persone che di domenica popolano lo spazio pubblico di farsi dei ritratti su questi sfondi di nuovi paesaggi o di nuove vedute della città, e quindi di interpretarle o comunque di mettere la loro identità sovrapposta a queste nuove immagini e visioni.